sono almeno tre i nuclei fondamentali della leggenda della fondazione di Roma. Il primo è costituito dalle origini nobili e divine del fondatore, Romolo. Egli discende da Enea, attraverso Iulo Ascanio, fondatore della dinastia dei re di Alba Longa. Suo padre è Marte, dio della guerra, e sua madre è una vestale. Romolo viene allattato da una lupa assieme al fratello Remo. Il secondo nucleo fondamentale della leggenda è la fondazione della città e in particolare la disputa sulla scelta del fondatore e del luogo, disputa che viene risolta consultando la volontà degli dei tramite l'interpretazione del volo degli uccelli. La città sorgerà sul Palatino e sarà fondata da Romolo, secondo la volontà degli dei. Il rito di fondazione vero e proprio prevede due momenti. Viene scavata una fossa in cui ciascuna delle comunità che risiedevano sul Palatino e su alcuni dei colli limitrofi gettano simbolicamente un pugno della propria terra. Successivamente il fondatore, Romolo, aggiogati all'aratro un bue e una mucca, traccia il perimetro delle mura entro le quali sorgerà la nuova città, il Pomerium, confine invalicabile in armi. Infine, il terzo momento è il ratto o rapimento delle Sabine. La comunità che si è formata sul Palatino vuole estendere il proprio dominio sugli altri colli. Nascono conflitti con i Sabini e con i Latini, conflitti che portano però alla fusione delle varie etnie con il gruppo che riconosceva la propria guida autorevole in Romolo. That's all, folks.